La città di Fano è pronta per essere avvolta dalla magia natalizia in occasione del Natale Più 2021. Tante le iniziative in programma, come la riconferma dei musicisti dai balconi lungo il centro storico, il coro gospel a teatro, il palio delle contrade con giochi per bambini e le attrazioni come la pista di ghiaccio, i mercatini natalizi, il presepe di San Marco e le proiezioni videomapping sulla facciata del Teatro della Fortuna. Primo appuntamento, sabato 27 novembre, con l'illuminazione dell'albero donato dalla famiglia di Monteporzio, simbolo di questa edizione, fino al 6 gennaio prossimo. Saranno i bambini e le bambine della città di Fano ad accendere l'albero, sarà il piccolo principe che quest'estate ha portato l'immagine di Fano in tutta Italia ad accendere appunto l'albero di Natale, con un'inaugurazione ovviamente che sarà realizzata in tutta sicurezza, il pubblico sarà controllato, quindi in piazza ci sarà soltanto la presenza dei bambini, la piazza sarà chiusa, ma tutti potranno vedere, grazie alle telecamere di Fano TV e grazie alla diretta social, potrà vedere lo spettacolo di inaugurazione. Quest'anno sarà il Pincio ad ospitare il maggior numero di eventi, come il Villaggio del Gusto. Quattro maestri pasticceri della città daranno prova del proprio talento in maniera creativa e artigianale, esibendosi in cooking show insieme a laboratori dedicati ai bambini. Nello specifico abbiamo domenica 28 il laboratorio realizzato dalla pasticceria Arturo, domenica 5 dalla pasticceria Le Terrazze, domenica 12 dalla pasticceria Guerrino e domenica 19 dalla pasticceria Cavazzoni. Ma le novità non finiscono qui per la zona riqualificata del Pincio. Oltre ad ospitare il presepe di dimensioni reali realizzate dai maestri carristi di Fano, da quest'anno verrà allestita una casa particolare. È la casa di Babbo Natale, dove tutti i bambini di Fano e oltre potranno parlare e consegnare le letterine. Babbo Natale quest'anno con la neve, la chicca sarà la neve che tutte le weekend, venerdì, sabato, domenica, dalle 17:30 alle 20 nevicherà sulla casetta di Babbo Natale nella zona Pincio. Perciò un augurio che questo Natale sia ancora un Natale più e tanti bambini vogliamo vedere al Pincio sotto la neve. L'evento è reso possibile grazie al Comune e alla Proloco cittadina, oltre all'impegno del Consorzio Quadra Holding, nuova realtà nel territorio fanese che ha creduto nell'evento. Abbiamo voluto dare un contributo alla città di Fano, alle famiglie di Fano, famiglie che hanno creduto in noi e stanno credendo in noi, nelle nostre imprese consorziate, e quindi è anche un modo di riconoscenza, un moto di riconoscenza e di restituire qualcosa in relazione alla fiducia e a ciò che Fano ha fatto per noi, e noi come realtà fanese neocostituita abbiamo voluto ridare qualcosa alla città. That's the jingle bell.